Buonasera, ecco qui, siamo un'altra giornata a parlare di arte, cultura, identitaria, la nostra terra, il nostro regno, anche nel regno confinante che era quello papalino, però poi capirete perché. E iniziamo questo programma con questo corno francese, mi hanno detto tripla, non so che cosa, poi ce lo facciamo spiegare da chi me l'ha fatto vedere. Perché? Perché oggi parleremo con un altro personaggio particolare della nostra terra che... Guarda caso, ho conosciuto grazie a un altro che stava a 70 km da noi, che è il caro amico Nico Vescuso. Però, come nostra abitudine, prima di poter iniziare a questa chiacchierata, faccio passare un brevissimo video. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Pontecorvo in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 97 metri sul livello del mare e conta 13.389 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Ecco qua, abbiamo visto Pontecorvo, perché? Perché dobbiamo parlare con un carissimo amico, lo conosco da poco, ma è come se lo conoscessimo da tempo. Grazie all'amico Nico l'ho conosciuto, Massimo Adamo Lancia, giusto? Ma come ti devo Giustissimo. chiamare? Massimo Adamo. Adamo, Claudio, Adamo. tranquillo, diamoci per Oh, tu. Adamo, ti devo chiamare Adamo. Di Pontecorvo abbassava a Colepardo, però lui è di Pontecorvo, è un papalino laborino, un papalino laborino, perché nell'enclave pontecorvese. Allora, a questo punto doveva trasferirsi, ma non è che viene a Roccasecca o a Pico o a Cassino, no, da papalino è venuto a Colepardo. Stiamo scherzando, come mai a Colepardo, dai? Va bene, a Collepardo per lavoro, ecco, Lavoriamo. diciamo è un anno e mezzo che mi sono trasferito in questo bellissimo paradiso della Ciociaria, eh? E niente, mi sono diciamo ambientato già con le persone, oltre diciamo ad avere modo di conoscere la propria tradizione che c'è nel luogo, cerco sempre di coltivare la passione, che è la mia passione, che è la musica. Chi mi Beh. conosce, parliamo di una passione che non dico di Ora. pochi anni, ma da una quarantina d'anni fa, ecco. Ma quanti anni c'hai? È 49. Ah, quindi se dimostri molto di meno, però 49 ce l'hai pure tu. Beh, sai, tu sai, per la tua ciociaria, ma tu sai che Colepardo è la bomboniera autentica di quello che una volta era Campania, provincia di Roma. Quindi qui erano campanini. Poi Mussolini ha deciso di inventarsi questo termine, che comunque è sempre più ormai in disuso, soprattutto quando si parla di cultura. E lo vediamo sempre più cancellato, è rimasta una cosa folcloristica più che altro per agenzie di viaggio che devono portare la gente qui per far vendere un po' il prodotto. Quindi Colepardo è qualcosa di molto più grande, molto più importante, no? Cioè, per poterlo chiamare un paese della ciociaria, perché la ciociaria è qualcosa che non esiste, è un'invenzione. Noi abbiamo fatto già un'intervista a una persona di Colepardo ed è Simone Rina, oddio, sul cammino del Brigante Chiavone. Abbiamo fatto, chiedo scusa agli spettatori, ho questo vuoto mentale, però mi ha fatto una bellissima trasmissione, perché è stato creato un famoso, noi siamo nella certosa di risulti, ma è stato creato una bellissima camminata sulle orme delle grandi camminate dei briganti, e quindi l'ho chiamato il Cammino di Chiavone. Luigi Alonzi da Sora è uno dei stati più grandi e più importanti briganti insorgenti di quell'epoca. E quindi ti trovi qui per lavoro. Però perché io sto qui? Sto qui perché Massimo, che cos'è? Che cosa ha iniziato? Che cosa ha fatto nell'arte, dedicandolo, regalandolo al nostro territorio, prendendo, rielaborando e poi darcelo come forma culturale e artistica? Allora, diciamo che ho Mi hai fatto detto che hai fatto un sacco di cose, quindi ce la cioè devi dire la passione tutte. per la musica per me è una cosa che va dal di fuori, nel senso che non è che faccio soltanto musica classica,
bandistica, sinfonica, eccetera, eccetera. Vado oltre e diciamo ho avuto la passione sulla musica popolare, l'etnomusicologia. Mi sono diciamo Lui ha al... fatto il conservatorio? Sì, Dove? al Frosinone. E che Parliamo strumento? corno francese, che è questo qua. Ah, è quello che ho fatto prima, no? Sì. Questo è un triplo corno, Faccelo vedere, dai, spiegacelo, che noi qua siamo tutti ignoranti. Allora, questo è un Almeno io triplo, sono ignorante. triplo, vale a dire che ha tre tonalità. Fa Si bemolle e Mi. Questo qui. Diciamo un vecchio corno che adesso non li fanno più perché un Galison, questa fabbrica è andata fallita, era una fabbrica che stava a Milano e E poi... quindi ne ha dato un pezzo pregiato. Eh sì, qua Ma funziona. Poi parliamo... Sì, questo lo so, ecco, molto prima che ci concediamo, qualcosa ci devi far sentire questo corno. Ah, quindi questo Un è. Che triplo, sì. Poi c'è quello naturale. viene usato sia nelle grandi Bande, orchestra, ma questo orchestre. diciamo, sto modello qui, adesso ci sono altri modelli che per l'orchestra, ci stanno altri corni che diciamo è per studio, per bande e orchestra. Non è Perché adesso così. cosa viene usato? Sempre il corno, però cambiano diciamo le Ah no, però sempre quello marche. francese Sempre quello che francese. si Poi differenzia da. dal corno naturale, che era quel corno, questo qui, con le famose bombe. Che è questo qua, questo qui, Quello che vediamo un po' nei. Ah, dai, là. dalle cacce alla Delle volpe, calce alla ecco, per volpe oppure miei dire, antichi dei film mitologici. sì, dove si vede magari lì, diciamo sul cavallo Che che, c'ha di nulla di. Viene no, allora questo dipende, allora, ancora usato? sì, per la musica barocca, sì, barocca, Ah. musica antica, sì. E È allora proprio un senti. E repertorio particolare, poi cambiano, allora facciamo una cosa. diciamo, cambiano le tonalità perché Facciamo una cosa, Adamo. Facci sentire la differenza di suono, dai, di si può fare. suono. Sì. Adamo, mi dicevi, innanzitutto, che materiale è questo corno? È ottone questo. Sono di ottone, Sì, tutti di ottone oggi. una buona parte Sempre sì. ottone, quindi diciamo questa è l'unica cosa che rimane Sì, sempre magari dall'antichità. qualcosa delle righe, magari potrebbe cambiare il Però quadro l'ottone è la musicale. caratteristica, ma c'è Sì. un motivo perché si usa l'ottone? Ma diciamo il suono è quello lì, però più che altro le cannette qua vengono fatte Ah, ho dall'altro materiale capito. E facci che... sentire la. Questo è un... Allora, il corno naturale è in fa. Vale a In dire, fa. differenza del corno francese che ha i cilindri, beh, Sì, ora lo vediamo dopo. qui c'hai la possibilità con facilità, Le diciamo, di famose suonare. chiavi. Io No, le chiavi no, vabbè, diciamo le sto chiavi che... usando un termine Vabbè, zambognaro, le per chiavi, diciamo, far ecco, però sarebbero i cilindri o addirittura ci stavano i pistoni, alcuni strumenti, capire. Ah. però parliamo del Genesis, che sarebbe, che ha un'altra tonalità, uno strumento che non si trova più, è Quale? rarissimo, eh sì, Che è andato strumento giù, era? sarebbe il ficorno contralto, però era un corno con tre tasti, come la tromba, però in Mi bemolle. E perché sei andato a scomparire? Non ci sta più quello, non ci stanno più le persone che lo suonano, Perché ecco. era difficile. Io ho iniziato proprio col Genesi, però all'inizio ti E parlo non ce sempre. l'hai, non è più No, niente. quello no, era dalla banda, poi era di un signore perché all'inizio si iniziava a provare qualche strumento. Non è come oggi. Me mi disse: no, tu ti devi imparare il corno. Vabbè, ho preso il corno. Come mai ho una passione del corno? Di solito, perché io È poi stata una adesso, scelta di. scusami, ti interrompo, perché io l'ho sempre considerato uno strumento, sempre in maniera ignorante, grazie alla mia curiosità, però mi ho sempre chiesto, secondo me il corno non è uno strumento di secondo piano, invece sto scoprendo No, che è è un un... strumento molto importante e anche molto Sì, difficile, o no? Mi sbaglio? difficile, difficile. Perché se sbagli una soffiata No, il dentro problema del un'orchestra. corno perché più si vanno nelle acute. Allora, se si fa, diciamo, si mantiene una gamma, quando si parla di gamma, semplice, vanno a dire con armonici che non stanno troppo vicino, non si rischia di scroccare. Vanno a dire lo scrocco, la stecca che si fa, ecco. Quando uno dice no, ha steccato, perché andando più sopra con le note. Gli armonici sono più vicini, sono più schiacciati. E Quindi allora, difficile la suonare il sì, corno. poi faccio una prova, ecco, Io per la va. differenza questo qua. Allora. Vedi qua, col soffio, con l'aiuto allora, il soffio che si manda, l'aria calda, con, diciamo, stringendo un po' le labbra, c'è tutta sta facendo degli armonici della note. Allora, è così vicino, diciamo, andando sopra, che si rischia lo scrocco rispetto al grave. Al grave è un po' meno difficile, a meno che se uno ha
labbro che è stanco, perché può capitare magari allenandosi più volte, magari ci potrebbe essere un herpes o magari ci potrebbe essere le labbra Qualsiasi sostese, motivo. può capitare, ecco. Però rispetto agli armonici che sono più vicini, come ho detto prima, si rischia di steccare. Rispetto qui che siamo quella civile. Allora, giusto solo un attimo, risegniamo bene questo, e Sì. poi passiamo a quello francese, diciamo. E Ecco, questo poi. adesso mi dicevi che viene utilizzato nella musica barocca, Sì, quindi ancora in sì, utilizzo. alcune orchestre, sì. Infatti qua, io vi parlo, nel 2012 feci il diploma del corno naturale, che è questo qui. C'è proprio tutto un repertorio ben diverso E quindi dall'altro. mi dicevi perché proprio il corno ti è venuto a sta passione? La passione, perché c'era questa dalla banda, il capobanda mi disse: no, tu devi suonare il corno. E suoniamo il Come corno. banda di Di Pondecorvo? Pondecorvo, sì, che c'è una tradizione pure Eh sì, ma ricchissima, ecco. come? E poi ho fatto un altro, ho scritto pure, diciamo, una biografia di un musicista locale di Delle Cese, famosissimo pure a livello internazionale. E la passione, ecco, mi ha detto poi questo E quanti amico anni ci avevi? con il corno, Sì. avevo 10 anni, Piccolo piccoli piccolo con piccoli, sto pure corno. 10 anni, E ti è poi venuta questa passione? sì, Oppure no, la l'hai. passione, all'epoca ti dico, Claudio, c'era il È divertimento. quella. Il divertimento, avevamo poche cose. All'epoca, noi parliamo, io ho 49 anni, parliamo di 40 anni fa, non ci stava né internet, non c'erano i cellulari, non ci stava, diciamo, l'unico che, diciamo, gli unici hobby che ci stavano in paese In ogni. era l'oratorio Il a pallone, pallone, calcio balilla, i flipper, i flipper del bar, che mi ricordo a 100 lire, a 100 50, mi lire, ricordo, pensa a no, 50, 100 e lire. cominciano a uscire quei robot, ti ricordi, quei Quelle, cosi spaziali, sì, una là, cosa game, come, game, una vabbè, cosa sono là. passate là, vabbè, e ogni tanto facevamo pure qualche imbroglio sui flipper, Sì, perché scendiamo dal bar e eh. cominciamo più. Oppure mettevamo la 50 lì, Sì. vabbè, e quando si acchiappava il Era rubarista era bella ammazzata. botte. E infatti, diciamo, gli unici, diciamo, hobby che ci stavano erano questi, non ci E stava altro. poi, E la musica, poi, perché però, aveva la banda, quindi è stata una grande palestra di per noi è vita, stato un aiuto. E io, guarda, come il calcio. devo dire grazie a questa persona che oggi dirige Come la si banda, chiama? Giampaolo, Giampaolo. Giampaolo Ciccone. Lo possiamo anche salutare, Sì, quindi. magari poi gli do questo collega pure lui. E lui, diciamo, che ha dato, diciamo, un'importanza a Pontecorvo. Un gruppo di persone proprio, con 3-4 amici, hanno messo sta banda, perché già loro venivano già da una. Nella tradizione bandistica, ed era quello che ti avevo detto pure prima, il calzolaio che macinava bene musica e sapevano suonare. Io mi ricordo c'è stato un Sì, calzolaio poi anche se la De Papalini comunque era intera di lavoro, la tradizione della banda musicale era fortissima. che. Sì, E quindi è stata una palestra di vita. A quel punto, quasi a 10 anni che ti divertivi, qualsiasi strumento che ti ma mettevano a noi mano da. eri contento e ti sei ritrovato il corno e ti è Infatti. E piaciuto. infatti, ma dopo la cosa bella, diciamo pure della E non banda, ci c'è voleva stato. fiato a 10 anni a fare il corno. E Sì, come andavi? Come facevi? poi avevamo degli insegnanti che non erano specializzati, erano insegnanti che facevano un po' tutto, i classici. Cioè, Meraviglioso. c'era quello del clarinetto, per esempio, questo il calzolaio, che faceva sì clarinetto, ma E come si faceva chiamava il calzà? Giovanni di Giovanni. Schiavi. Giovanni è morto, sono tantissimi anni. Non mi ricordo, sono parecchi Ma lui anni. faceva il calzolaio e suonava il E clarinetto. suonava il clarinetto, erano quei messi da una volta, magari ci stava il fabbro che dopo la serata se ne Gli andava a salutare gli artigiani. artigiani, il falegname, c'è stato qualcuno che faceva il Bella falegname, storia questa. qualcuno il muratore, io mi ricordo qualcuno che veniva con i pantaloni pure sporchi, Senza manchi alla casa a senza, spogliarsi. partivano e andavano. Queste sono state esperienze veramente belle, Belle, però ti rimangono adesso, sempre. sì, ma a me sono rimaste E queste cose. quindi il corno. Guarda, ti dico, ci sarebbero altre cose, perché ci stanno tantissimi aneddoti delle feste che facevamo. Io mi ricordo prima di Ponte. Allora, la passione mia è nata. Allora, iniziai con cioè, la passione della musica vera e propria con una comparsa Nella banda. nella banda. L'allora E Rocca Secca, la banda di Rocca Secca, prima che entrassi nella banda di Pontecorvo, c'era un carissimo amico di papà a Pontecorvo, che aveva la banda, che era di Pontecorvo, però come si chiama? collaborava. Questo è morto, Renato. Renato? Renato Cortina. Ah, che Rocca Secca poi con Severino Gazzelloni, Sì, insomma, ma aveva. lì c'erano pure suonatori a Rocca Secca, È pure. Io tradizione. ricordo. E allora ci fu.
una richiesta da questo amico di papà che mancavano due persone, però io non sapevo suonare. Io non Che avevo. sudo fa? Aspetta, che perché poi mi vengono in mente queste cose qua. E Bellissimo. allora venne questo signore a casa, si postò, mi ricordo era il periodo del Ferragosto, era il 14, proprio il periodo che si fa l'assunta per i paesi. Bussò a casa e disse: papà, mio padre che è morto, si chiamava Michele, disse: Michele, ma tu so che c'hai due figli, e li voglio portare a suonare con me. Ma Tu papà e tuo disse: fratello. A suona che i Michele, campanelli, i papà mi citofoni, disse, guarda, Renato, disse, guarda, proprio andare, ma disse, ma non ti sta a preoccupare, io gli do, a me mi dette un trombone a cilindro, con una pezza a mio fratello, con una tromba, e allora in sostanza avevamo fatto due comparse, erano due persone aggiunte, all'epoca, vedi tu, ma da ridere, ma guarda, suonavate oppure no, facevate, era da figli, e da lì, cioè facevate numero? numero, facevamo, Le sì. sagome che parlava, che respirava. Guarda, poi c'è stato qualcuno che magari nel tragitto della processione, guarda, oh, erano piccolini, piccoli, guarda, dicevano, questi erano pure bambini prodigi. Mitico, mitico, Guarda, che storia. Che guarda, e da lì a me è storia. iniziata la passione della musica. Poi successivamente si è combinato il fatto di sta comparsa, grazie pure, oltre a Renato, a questo grande appassionato di musica lirica, Bruno Sarro. Bruno Sarro è stato Sempre di l'ultimo Rocca Secca. di Ah. Pontecorvo, l'ultimo sarto, ultimo. Lui adesso, Lui, ah, era lui che faceva. lui c'aveva una passione della musica, guarda, conosce di tutto e di più, guarda, fischiava, ti diceva tutto l'atto così, un pucciniano come a me, perché la musica di Puccini a me piace, io purtroppo tifo la Rò e Puccini, purtroppo sono due cose che... È nemmica una condanna, una No, 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 colpa, eh. perché a volte c'è sta chi tifa Verdi, la musica è tutta bella, Pensa a me, dalla classica. pensa a me quello che mi piace meno è proprio Verdi. Non ti piace? No, è bella. Alcune da parte, la musica è tutta bella. Ma vabbè, io sono di parte, a me se mi parli di Paisiello, il 700 napoletano, sì, ma Vabbè, quello dopo non mi piace non tanto. ti piace, E se, però guarda caso, tutti quelli sono passati per Napoli, Rossini, quello hanno un'altra pass. lo so, però ti dico, diciamo che ho spaziato un po' di Ma tutto sì, sulle ma cose, quello. però la passione vera e propria, poi da lì vedi che sono nate queste cose, poi da lì ho iniziato, diciamo, a fare il periodo del conservatorio. No, aspetta, Io, questo falso qua da bambino, ti sei trovato questo coso in mano, che era quello però. no, era un genio, era, diciamo, un corno così, però mi bemolle, che avevano tre cilindri, Ah, però i vediamo. pistoni come la tromba. Fammi fare. Allora, E che comincia il nostro corno. sì, ho iniziato sto Genesi, poi piano piano, poi avevano preso la banda, un corno in fa. Ma voi andavate in giro o solo a Pontecorvo andavate in No, in giro? giro Ma facevamo vi per... pagavano o facevano solo mangiare? No, in parte... Una volta si usava che cambiavano soldi, Sì, quello gli davano, vi offrivano da mangiare, quella era. magari pure un rimborso, Ma ecco. giusto Però da lì io devo dire veramente grazie, perché se oggi, diciamo, attualmente oggi ho quasi 50 anni, suono ancora, ecco, mi arrangio, cioè, mi arrangio, ma sai la passione che ho. Devo sempre di grazie, diciamo, a per. E chi questa è che ti vuole persona. pigliare la cassa per fare la figura? Capito? Vedi, e da lì è scattato tutto questo meccanismo. Poi ho fatto, diciamo, leader del conservatorio. Ho anticipato all'epoca il conservatorio. Non voglio criticare questi di oggi, perché per carità, adesso se so, È un diciamo, mondo cambiato, oggi è un mondo cambiato, è lasciamo cambiato, è stare. evoluto moltissimo. Ci stanno bravi ragazzi che Può darsi anche involuto. però mi Sei ricordo troppo che. signore. Lo so, cerco di. Guarda, Se non di non. io ho la patente del polemico, non me ne frega niente. No, non è. Magari all'epoca dei veri conservatori erano quelli del vecchio ordinamento, no? Questi attuali. Non si possono fare Ma tesine. La storia della è musica. come tutta la scuola Eh oggi. sì, è cambiato tutto un po' all'americana. Vogliono fare, Sì, però non vabbè. possiamo fare. Io mi ricordo il vecchio ordinamento, Hanno storia della distrutto musica erano 2 anni. tutto. Hanno distrutto tutto. Studiavano 6-7 tomi, io mi ricordo, e questo è la storia della musica, su 30 persone, gli ultimi 2 anni, avevamo non faccio il nome dell'insegnante, però qualcuno se lo ricorderà, che quando sentivano il nome di questa persona, non era cattivo questa persona, diceva, ha cercato di darci una cosa Chi è in più, questo? è stato un grande, un insegnante della storia della musica, non faccio il nome Ah beh, perché, sei stato un grande, perché per no? me Mura,
Mura. Mura come Mura, quello è cosa, ho capito chi è, quello è un gigante, è È stato un un grande gigante, studioso. è un gigante. Il Io nome di battesimo ricordo, lo ricordi? guarda, sono passati anni, E tu hai avuto un grande maestro, sì, ma Mura ha fatto scuola, e perché non devi fare ringrazio. nome, scusa. No, magari qualcuno potrebbe, magari offenda dall'altra parte, Ma chi se ne importa? perché io dico, ho avuto fortuna ad avere dei grandi. Ma quello Posso, sta. diciamo, menzionarti perché potrei fare una lista di persone, capito? Poi magari ci potrebbe stare dall'altra parte, almeno maledetto, capito? Però, diciamo, con umiltà cerco di essere equilibrato un po' con tutti. Vabbè, Però ma tu io ho la non è che stai fortuna. dando torto a qualcun No, no, altro, stai quello dando dei no. meriti in più a un colore. Infatti, io devo dirti, abbiamo avuto questo insegnante Muro che ci faceva studiare 10 tomi di questi qua, libri. Ma storia dell'amore, no, no, oggi magari fanno una tesina da 20-30 pagine. Due Vabbè, anni, gli ultimi due lasciamo anni, perdere. tre persone siamo stati promossi. Tre. Uno che sta alla Scala di Milano, è la prima tromba, che è di Frosinone, Chi è? Marco Toro. Io e un ragazzo col carnetto. Ma sudato, sudato, Altri sudato. tempi. Sì. Allora facci sentire adesso questo, come fanno questo suono. Allora. A dire la differenza, e poi ci impariamo con l'altro. Faccio una scala per capire la Sì, sì, differenza, sì, eh? sì. Scusa, ma perché metti la mano là? Allora, la differenza è che qua Non c'è bisogno. devi fare la scala, la fai con la mano, con la chiusura, vedi? Proprio la musica, allora Eh qua è sì, difficile. orecchie Orecchie e e mano. mano, poi ci deve avere l'agilità. Questo diciamo è il corno in fa, poi ci stanno Vabbè, vai. altre pompe, poi si chiamano, diciamo, queste qua, ritorte con esattezza, e c'hanno dei cambi. Questo però va in base al tipo di brano, perché il corno è uno strumento traspositore, guardi, fa il trasporto, no, dei mobili, delle tonalità. Quando si trova, per esempio, per dirti, in alcune partiture, corni in mi bemolle, si deve leggere un'altra chiave, sette sulle chiavi, corni in mi bemolle, chiave di basso, chiave in do, chiave di violino, cioè lo devi trasportare, non è che se fa, Perché per me che sei ostrogoto, lo... per i nostri spettatori no, ma per me è ostrogoto, però è un Infatti, piacere queste sono, sentirti. diciamo, le ritorte che cambiano la Prova tonalità. ne Ecco, solo un'altra, dai. per dirti questo con questo. E fammi sentire Differenza, cambia la tonalità, di. ecco. Sfizzando, ormai ci siamo, non fa niente che dura tanto la trasmissione, tanto che t'ho beccato mo, chi ti smolla più? Questo qua, Guarda, che questo, spettacolo! vedi? Poi c'è sta l'altra parte, questo che cambia la tonalità. Faccio solo una nota per Sì, differenza, come per la va? differenza. Vedi questa che è diversa rispetto alla prima, quello che abbiamo fatto. Ti cambia la tonalità, ecco, Cambia tutto. cambia tutto, vedi? Vedi? Che differenza. Però queste ritorte vanno in base al tipo di brano che devi fare. E va tutto con la mano, Pensavo che il corno era una cosa stupida, ma guarda, con la... No, questo... l'ignora. Noi parliamo del corno un Ma po' questo è molto grave. difficile da È suonare. difficile, qua c'è stato proprio uno studio, c'è proprio una letteratura ben diversa, È come se un altro strumento. nei conservatori, quando ho fatto io l'esame il quarto anno da conservatorio, si faceva il diplomino, prima si facevano 3 anni di solfeggio, poi si faceva il quarto anno il diplomino, c'era una prova del corno naturale, che diciamo parecchi conservatori non è che c'avevano questo qua, non ce l'avevano. C'era, diciamo, era previsto per regolamento che quello di Mussolini, in sostanza, ancora con Reggio Decreto di Mussolini, tutti i programmi dell'epoca, che mo, con la riforma che è stata fatta, sono stati Lasciamo tutti aperto. modificati. Una cosa, Tutti, una cosa che tutti, tutti. risalvo di Mussolini, che sono antifascista, quindi è la scuola di Gentile, quella la rimpiango tanto. Comunque, un'altra storia questa. E ti dicevo che il corno, c'era la prova del corno naturale, che erano tre pezzi, però uno poteva scegliere. Potevi scegliere magari la Andiamo un po' sesta di adesso. Beethoven, il sogno di mezza strada di Nenz, c'erano Adesso tre questo veniva pezzi. solo usato nel barocco. Sì, questa è musica antica in generale. Poi Okay. su partiture ci stanno proprio. Poi cambia il canneggio, vale a dire che ci stanno delle penne che servono per l'intonazione. Questo è quello più semplice, poi ci stanno dei corni sempre naturali che sono più
diciamo costano pure un po' di più. Questo infatti me lo feci fare sempre dalla casa costruttrice della Calison, qua. Un cordone di questo quanto costa? Allora io questo qua lo feci fare perché lo Ma feci oggi quanto fare, costerebbe? ma dipende dalla tipologia. Ho Non... capito, questo tipo Allora, questo. questo I lo prezzi pagai così in maniera indicativa. all'epoca, lo pagai su 2 milioni e mezzo. Questo. E mo sarebbe un botto. Adesso la fabbrica che li fa qua in Italia non c'è più. Questo, infatti, questo qui, questa fabbrica che si chiama Calison, questa, e questa qui. Poi cambia il modello, il Crot, c'è Quindi stato. oggi un corno quanto costerebbe? Sui 5.000 Dipende sempre da pure 10.000, euro. 11 è speziato, il Pachman, Io ho l'Alexander. fatto un'intervista a Paolo Zampogna, che sono il fagotto di Monteroduni. Quando mi ha detto che un fagotto costa 60.000 euro, 70.000 euro, ci ho fatto figli miei. E che qua c'è un mutuo per Sì, cattare è vero Claudio. Però questo qua è quello più semplice, diciamo, io lo feci fa perché quello va bene, Angelo, prima di farlo ti prendono l'impronta dalla mano, capito? una cosa. Perché questa parte qua non è Cioè uguale a siamo proprio a livelli. tutto. Cioè questo lo potresti suonare solo tu. No, Capito? No, ce ne sta, no, ce ne sta. questo modello qua, perché tu hai il Se uno c'ha la personale. mano mia Deve qua, avere la mano come la sì. tua Cioè uno c'ha però. la più grande, magari c'ha un manone E grande, non può fare niente, ma non pure può più niente. piccolo secondo me va Adatta, bene. Ma manco diciamo, più piccolo secondo me va bene. quella stessa Perché quella è mano la tua qui, misura, poi questa tra qua. l'altro adesso è plasmata con la tua Eh sì, mamma. vedi qua tutto qua, però E ce ne quindi sta. questa è unica e irripetibile. Dobbiamo trovare una persona che ha la stessa È mano di me. impossibile. Vabbè, passiamo, tu dici. Poi c'è quest'altro qua che è Che è quello quello francese, quello in uso francese, poi ormai. cambia. Con questo non si fa barocco, o ci si Oh, adatta. ci si adatta pure, Però. trascrizione, qualcuno che. Io ho visto certe cose fatte per dirti nel barocco che mettono una cosa, la chitarra elettrica che non ci azzecca niente. Lasciamo perdere, lasciamo E da perdere. mettere, Cambiamo cioè, discorso. l'organologia non ci sta per niente in Ah, no. sostanza. Rispetto, diciamo, per chi l'ha scritta, e poi ci sono state persone che mi hanno detto che l'ultima volta ho sentito, per esempio, il Guglielmo Modello fatto con dei tempi diversi. Uno mi risponde: no, io lo faccio come mamma para a me. Ma scusa, Rossini l'ha scritto come sta scritto, non è che l'hai composto Vabbè, te, lascia perdere. capito? Allora, a differenza di quello naturale, qua abbiamo i cilindri, sono questi qua. Cilindri, poi ci stanno i pistoni, Che io poi. in maniera erronea ho chiamato chiavi, va. Vabbè, via, questo qua. E questo ti aiuta perché mandando l'aria ti fai Fammi tutto la vedere adesso la differenza. differenza. Ma pure qua metti la mano dentro. Sì, la mano sì, perché serve sempre per l'intonazione, capito? Ah, quindi non è soltanto Tanto, ma caratteristica di anche pure quello. l'altro lo puoi fare, perché questo c'ha la stessa cosa del fa, ti fa del corno in fa. Lo puoi fare lo stesso, però questo qui nasce proprio, però c'è differenza, Infatti io sono secondo ignorante, ma me. C'è questa c'è una differenza. morbidezza È diversa, è tutta un'altra diverso, è cosa. diversa, Cioè, questo è un'altra un cosa. altro mondo. Perciò questo qua si usa il corno naturale su diciamo, un Su un tipo di repertorio. musica. E quando noi, per esempio, al Cioè, Conservatorio l'ho di visto molto più Vicenza. raffinato questo. Eh sì. Questo, E invece questo come viene suonato? diciamo, ogni orchestra in Fammi band, sentire per adesso. esempio, faccio una scala, a differenza di quello che ho fatto prima, ecco. Però ti aiuta la faccenda che hai i cilindri qua e riesci a camminare più agevole, no? Perché là se devi fare la scala con la mano diventa più. Ma lo sai, l'ascolto è sempre personale, lo sai che mi ha emozionato più Questo qua quello? mi piace a me, il naturale, È infatti bellissimo, è una cosa quando studio faccio veramente. sempre. Non è stata la mia No, impressione allora. cioè, infatti io quando inizio a studiare il corno, un'oretta e mezza, la prima cosa uso sempre quello naturale, perché quello naturale ti aiuta pure per le emissioni, per il suono, poi torna a ripetere, poi il freddo ti cambia pure l'intonazione, perché poi, torna a ripetere, mettendo diciamo una L'ho pelle. sentito più grave, non così Questo è più aristocratico. Questo è più. piano, Sì, questo è più però chiaro e questo. questo è più scuro, vedi la differenza? Però la Ma. stessa nota. Però questo è più aristocratico, no? Più morbido, no? Come se tu sentissi la musica a CD o al Sì, vinile. infatti, è vero. È No, vero? è verissimo. Cioè, questo non può La mia ignoranza, rapportarsi, qualcosa ho capito. la portarsi a questo. Sono due No, cose per carità, separate. ma non è che uno deve escludere l'altro, però la differenza ci sta. Ci sta sì, ci sta sì. Infatti, Allora, prima di iniziare, faccio, diciamo, lo studio col corno vabbè, naturale. noi Piano
piano piano mi sistemo, diciamo, le cose che devo fare e poi inizio con quello. Un'oretta e mezza al giorno, la Vabbè. faccio e Senti, basta. noi eravamo venuti per parlare di musica popolare, siamo trovati a parlare di corni e Hai sono contentissimo. E come ti trovi a fare musica popolare poi? visto? Allora. Dopo il conservatorio che fai poi? Lavori nella musica? No, No, sempre nella musica faccio, che mi diamo, faccio qualche convegno ma pure. subito dopo il conservatorio, quando eri ragazzo poi, che hai cominciato a fare? Subito, diciamo, vabbè, suonando con le bande, con Sei a l'orchestra, bande, sì. quindi hai fatto una bella cosa. Abbastanza, Ti sei divertito, dai. 20 anni di E bande ci da giro. gambavi? E all'epoca sì. Dico all'epoca sì perché ti mettevano i contributi, ti mettevano le cose che erano previste, capito? Erano serie, capito? Ma le bande da giro da una volta così pure oggi lo fanno, è la grande banda, quelle che fanno, non so, 150-160 giorni. Capito. E come ti ritrovi a fare musica popolare? Allora, la musica popolare, devo E dire. poi, prima di definirti, come ricercatore, come musicologo, cioè No, no, come. come ricercatore. Allora, Come ti ci sei ritrovato? ti spiego, allora, nel 2003-2004, no, a Pontecorvo c'era un comitato, un gruppo di persone, in sostanza, che aveva fatto un comitato di recupero, diciamo, delle tradizioni vecchie di Pontecorvo, un po' la storia locale, cioè, però mancava come tappa, come buco, diciamo, proprio la musica popolare, che nessuno. C'è stato qualcuno in passato, non vorrei fare peccato. Diciamo da cose. C'è stato, diciamo, l'unica persona della provincia di Frosinone, Colacicchi, Luigi Colacicchi, che, diciamo, negli anni dopoguerra ha fatto, diciamo, una ricerca sul territorio, però non è che è stata fatta una ricerca approfondita, anzi, tutto meritevole quello che ha fatto, perché è stato un grande musicista. Diciamo che ha avuto il merito di aprire una porta che era chiusa, Eh sì, infatti, che dobbiamo che non è ringraziare perché, poco, infatti, già che all'epoca, stavano murando, va, infatti, e prima che già la all'epoca, murassero. prima che, infatti, che veniva, diciamo, chiuso definitivamente questo E sarebbe settore, morta con i migranti. e non sapevamo quello che succedeva, cioè non sapevamo neanche No, ma non l'origine. sapevate che cosa. Non sapevamo da dove venivamo, che Eh cosa sì, eh eravamo. sì. E ti dicevo, grazie a lui, cioè, innanzi, grazie a Luigi Colacicchi, alcuni canti sono stati, diciamo, reperiti, depositati, pure ci sono delle registrazioni, l'archivio di Stato stanno, la discoteca di Stato, che ora non si chiama più discoteca di Stato. Cioè, fammi capire, i canti registrati popolari, ma quelli non si possono registrare. No, all'epoca lui li registrò con macchinari che aveva all'epoca, però ci sono state E c'è il registrazioni. copyright sopra? Non No, credo. no, 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 non c'è, sulla musica Volà, popolare può no. esserci. Però lui fece, diciamo, questa registrazione andando, In girando, maniera capito? meccanica. Eh sì, all'epoca immagino, se ti faccio vedere dopo l'istrumento che ho usato io, immagina tu E poi all'epoca vediamo. diciamo, che difficoltà ci E aveva che per territorio aveva registrare. fatto? Guarda, aveva fatto una buona parte della provincia. Su Pontecorvo pochi canti, due o tre canti, che sono, Sì, diciamo, quelli poi ti ripetitivi. dico un attimo un canto di Pontecorvo, non ho capito. Vai, Diciamo 3-4 canti, poi torno a ripetere. Allora ti dicevo, il fatto di questo comitato poi diedi io di impulso, diciamo, di guarda, perché, e per me era tutto nuovo, venendo da un altro settore che era la certo, musica poi. bandistica, musica d'orchestra, Classica, proprio. cioè, completamente diversa. Ma devo dire che mi ha affascinato. E c'è stato un periodo che erano quasi 10 anni fissato. Oh, conosci qualcuno che sa una canzone, La sa una storia? conosco sta malattia. Va, vado, vado, La conosco vado. sta malattia. Come a te, in sostanza. Vado, vado, vado. Ma era una fissa, una fissa. Allora da lì ho buttato quest'idea. C'è stava con Roberto Sardelli, Sì. che E che c'è? Ma lui è di Roma però. lui, no, era di Pontecorvo, è morto, è rimasto a Roma per tanti anni, nei baraccai. E da lì, diciamo, che lui era presidente di questa associazione, diciamo, di questo, diciamo, comitato. Gli diede di impulso, di guarda, così così non risulta, perché fece delle indagini, c'era pochissimo materiale. Allora lui con tutta, diciamo, l'equipe di persone, eccetera, eccetera, allora dietro dissero: guarda, dai, mettiti sotto a fare sto lavoro. E io, cioè, un conto, ti dicono: mettiti sotto, nel senso che tu non sai l'inizio, la partenza. Mi indirizzò dal professor Alessandro Portelli, un altro grande esperto di musica, docente pure all'università, che l'ho visto di recente pure, di Roma, Alessandro Portelli, e da lì mi diede, diciamo, delle dritte di come poter operare nel territorio.
Fatto, diciamo, questo lavoro sulla zona di Pontecorvo e Sant'Oliva, che è la frazione, cioè mi sono, diciamo, appassionato al mio territorio per capire A l'origine, per Sant'Oliva c'è una forte tradizione di musica popolare. capire. Eh sì. Considerata di Pontecorvo, là è una situazione proprio terra di No, confini, no, no, quella è è terra di così, però confine. alcune cose. No, nel senso il territorio, quella di Pontecorvo sta più vicino a Rocca Guglielmo, che poi tra l'altro dice anche di una cosa, che lì prima Monticelli era comune a sé. Sì. C'è stata una mescolanza. Però devo dirti che là che ho trovato materiale. Allora da lì ho iniziato a fare Ma c'era grande ricerche. materiale lì. Sì, Avete però trovato, ma Luigi Colacicchi dove operava soprattutto? no, lui faceva. Ma lui è morto, Lo eh. so, lo Sai so. che questo. Noi parliamo del dopoguerra lui. Però lui, diciamo, ha dato un'impronta un po' su tutto il territorio della provincia, capito? Su Pontecorvo due tre cante ci stanno. Poi non ho, diciamo, appurato No, ho capito, lui sulla. era stato. Diciamo, io mi sono, diciamo, addentrato nel territorio, nel campo, Tuo cioè territorio. nella mia, nel mio paese E che hai d'origine, capito? trovato? E ho trovato, diciamo, un bel po' di materiale interessante. Poi la ricerca che ho fatto, che ha dato, diciamo, vita al primo lavoro, che è questo qua, 2005. Che cos'è? Questa è sempre una raccolta di canti popolari, musica e canto popolare nella città di Pontecorvo. E questo qui, grazie al comitato, e ti dico subito, che se è passato tempo poi, il comitato Procanonica, sì, il comitato Questa è qualcosa Procanonica. che mi farai sentire, mi dirà. Cioè, Ah, ho tutto, perché? quando era la pennetta, ho fatto proprio il Mamma file di mia. tutto. E poi successivamente è venuto quest'altro qua, nel 2010. Però, torno a ripetere, sto lavoro fatto quasi 25 anni fa non è stato semplice perché la tecnologia dell'epoca non era quella d'oggi. Gli unici mezzi che avevo disponibile, ormai sono rimasti nella storia, li porto sempre, questi qua, i due Walkman, questi qua, Sì, cassettina c'erano pure noi. piccolina. Sì, C'ho ancora le registrazioni fatte, c'ho ancora i nastri da una volta, quei nastri che venivano inseriti qua, le cassette mi qua. ricordo, c'erano pure Forse noi. ce l'ho ancora qualcuna qua, vedi, forse probabilmente. E li ho recuperati, sti nastri, poi ci ho dovuto fare, diciamo, tutto uno E studio, che strumenti di venivano usati? capire. Ma guarda, la tradizione lì, Che allora poi io c'è, poi. parliamo di identità, perché c'è differenza tra identità e tradizione. Eh sì. L'identità è il tempio della purezza, Sì. la tradizione è il tempio che sta lì, però la tradizione è la continuazione del messaggio di quello che è stato creato con l'identità. Con la tradizione dico sempre che l'uomo non è protagonista dei cambiamenti, ma non è spettatore dei cambiamenti, ma è protagonista. Quindi l'identità serve per alimentare la tradizione, ma se non ci fosse la tradizione, l'identità diventerebbe cenere. Ti Infatti. faccio un esempio molto banale: la tamburiata iniziale era voce e tamburo, poi adesso c'è la fisarmonica, cioè cosa? Voce e tamburo e identità, e i vari strumenti del fisarmonica poi usati diventa tradizione. E quindi secondo me questa è la differenza Vabbè, principale. Io distingo quello molto hai l'identità. detto giusto. Infatti, torno a ripetere, su sto lavoro qua. Per Prima esempio, di. l'organetto è tradizione perché non Eh era sì, identitario. è vero. Viene Anche da se noi poi è. nella seconda metà dell'Ottocento È viene vero. l'organetto da noi. Prima la musica popolare era fatta soprattutto da noi, o Zambogna, Biffere, biffera, cose. Zambogna, tamburello e E basta, voce, e basta, voce. quella Poi erano. dopo è arrivato l'organetto, lì parliamo di tradizione perché Tradizione. cambiano le cose. È vero, è vero. Ti dicevo, là, niente, in sostanza ho fatto questa ricerca. Allora, la ricerca è durata 4 anni, quasi 5 anni, cioè di raccolta del materiale. E quando ne hai trovate di materia? E il totale, perché poi ci sono stati, diciamo, dei simili, ma con la melodia la stessa cosa. Diciamo, in totale, la prima edizione è una trentina di cante, la seconda una ventina circa. E tanti. Eh E sì. mi dicevi gli strumenti? Come strumenti, vabbè, c'avevamo soltanto la fisarmonica, poi vabbè, c'era la parte. Poi li ho divisi, li ho catalogati per periodo, al ciclo Ma dell'anno. che si usava solo la fisarmonica? Fisarmonica, poi tamburello, zambogna niente, zambogna no, Ma dimmi una solo. cosa, ma erano canti popolari o folcloristici? Poi li ascolterò. Tra. Un po' e un po', un po' e un po', metà metà, capito? Perché a volte poi torno a ripetere, le signore. Allora, io ho fatto, diciamo, il rione di Perché sai che Pontecorvo. c'è stata una differenza enorme tra canti popolari e canti folcloristici? Sì. Allora, il rione dove ho registrato sti canti è l'unico rione che Come si attualmente chiamava? San Rocco. Ah.
ore, però adesso non c'è rimasto più nessuno. Del primo gruppo, che parliamo da 20 anni, del 2005, questo è stato pubblicato, un altro posto, 20 anni quasi. Non c'è rimasto, c'è rimasto solo una signora da 90 anni, 91 anni dovrebbe avere. Però di tutto quel gruppo lì, diciamo, non... ho dovuto fare un lavoro perché a volte cantavano il canto, lo stesso canto con la melodia, invertivano il testo, una volta lo mettevano prima, una volta lo mettevano dopo. Vabbè, Nella musica andava a popolare, improvvisazione. sì, infatti il marito È popolare. Quindi non è, era poeta a braccio. folcloristico. No, 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 Che no. quando fai improvvisazione a braccio è popolare. Infatti il marito, ricordo Alessandro Centofanti e la moglie, Elisandrina. Una coppia, moglie e marito, mamma mia, ma il marito subito, basta che davi Una una nota. nota da uno stornello, là ti facevano Ma i nuove stornelli erano in pontecorvese o in italiano? note. Sempre in dialetto. Lingua laborina allora. È un Lingua po'. laborina allora, lingua della. Sì. Poi facevano botta e risposta tra il riune, c'è cioè una A differenza. tipo a Fron e Sì, cose, a ma dispetta. quella era una dispetta, perché prima si A iniziava con un dispetta, a canto, dispetta. allora si iniziava prima col canto della Pagliarella, il famoso canto della Pagliarella, che se in sostanza era la Pagliarella una casa fatta di paglia, Eh sì, la cosa. che penso che era pure diffusa in tutta la parte, in Sì, sostanza. ma quella Poi che era, succedeva? era tutto il mondo Eh agropastorale, sì, allora che succedeva? Che quando c'è stava qualcuno che se ne scappava, la Fiadella con la no? La ragazza, no? fuitina. La fuitina, non volevano che le famiglie stavano in rivalità. E allora che succedeva? Si iniziava questo canto introduttivo della Pagliarella, tra i due giovani, dice: guarda, io mi sposo con te, che facciamo? Io ti costruisco sta casetta che è la Pagliarella. Poi, e da lì iniziavano dopo tutta una cosa, iniziavano i fuochi, vanno a dire degli stornelli a dispetto, dei vari rioni, magari se veniva un soggetto che aveva un deficit, magari un occhio, allora subito lo pittavano, nel senso che gli facevano subito uno stornello a Quindi dispetto. mo lo censurerebbero perché non Eh sarebbe sì, e inclusivo. infatti, invece no, infatti Ma dimmi una c'è. cosa, stanno sti sfottò pure con le persone che Gli avevano sfottò, degli bravo. handicap, le persone che li subivano si offendevano oppure ci cedevano sopra. Quello non mi è mai, cioè non ho visto, però quando raccontavano, perché dopo era una storia singola, cosa, personaggio, allora quando, come mai, no, perché quello c'aveva l'occhio offeso, o perché Ma si quello camminava, offendevano. queste erano pure persone morte, perché immagina tu che se, questi cantavano questi stornelli, che magari loro da bambini, da tramandati tra genitori, la nonna, magari conoscevano la famiglia da che c'aveva questo difetto, e da lì riuscivano sempre con questa cosa, questa tradizione Sempre orale. in lingua Sempre, laborina sì, e in pontecorvese. pontecorvese. Eh Bellissima. sì, guarda, ti Ma devo ti dire. ricordi, tu lo puoi intonare qualche canto così? Guarda, intorno. Se te lo posso soltanto far sentire, perché là è difficile. No, nel senso che ho la chiavetta. Se... Magari lo metti Lo metto te. dopo, sì, Sì, lo lo taglio. lascio, lo taglio e te lo. E ti E tu in dicevo. voce non riesci a farlo. No, perché lì in sostanza, come voce. La cosa ammirevole di queste donne, queste quattro donne avevano una coralità, un quartetto, erano quartetto. In Se io, polifonia. In polifonia. una cosa spettacolare, In vedevi le polifonia. terze, queste qua, questa signora Vincenzina, con le altre due che c'aveva, un'altra signora che aveva la voce bassa, una donna che erano non bassa, ma erano contralto, ma c'aveva proprio una voce maschile, ma di no. Quando si Un barigolo, che era? incastravano, Come si chiama? no, Barigolo. diciamo, era Soprano, che era? un contralto, però a Contralto. volte sembrava proprio, dico, Tipo questo, signorante, dico le diciamo, stupidaggini. questo mi sembrava più un basco per dirti, no, nel senso che c'aveva questa voce che lei riusciva a fare, un pedale, come se fosse il pedale dell'organo, quelli bassi, proprio, sente proprio una nota bassa, faceva da sub, diciamo, da pedale, quando si parla di pedale è una Madonna, cosa che che mestiere reggeva, e queste donne, diciamo, si mettevano queste voci che entravano dentro. Una dava l'accento, dava l'attacco, l'incipit, e l'altra entrava le due voci, e quella faceva lì. da Questa, vedi, sostituto. questa è frutto della tradizione proprio regnicola, perché se tu non sei figlio, se non ce l'hai nel patrimonio genetico, questa è corredata al Vero, fatto che questa c'hai Napoli capitale che è. diffondeva musica in tutto il regno, non c'è niente da fare, non lo puoi fare così. No,
Ma questa è gente che non aveva studiato, Appunto, non ce l'hai aveva nel una patrimonio cultura, genetico, ce l'hai nel capito? patrimonio genetico e quindi hai fatto una cosa straordinaria. No, ho cercato di prendere più materiale possibile. Poi all'inizio queste signore erano un po' scettiche, nel senso, sai, perché so, da dove vieni, sai, perché un ragazzo che fa una cosa del genere non è normale a farla per determinate Ma loro, persone, perché quella pure rientra capito? nella civiltà e cultura popolare, perché poi devi essere accettato, ti devi fare come quando andiamo giù. Mia È moglie, che è una vero. grande ballatrice, mi piace il ballo popolare, quando andavamo all'inizio giù, lei si arrabbiava perché diceva: ma noi, perché non mi fanno andare? Perché loro erano prudenti, dovevi meritare di È essere vero, è accettato. verità. E quindi altro che inclusione, tu devi essere incluso soltanto, devi essere. Perché io Immagina. odio la parola inclusione, odio la Sì, parola però tolleranza, tra perché noi siamo virgolette, figli Riccardo. Sì, dell'accoglienza sì, sì, sì. e convivenza, però Sì. deve essere accettato. Però la prima volta È c'era stata dura. sta persona che io personalmente ci sono andato 2 o 3 volte. Se no non ti ha dovuto No, dopo conoscere. 2 o 3 volte, con l'aiuto pure di Roberto, con un altro amico, siamo andati là e se so, Chi è? diciamo, Vuoi citare i nomi di queste persone? sì, Come si? Lionello, Lionello, Leonello? Lionello, Prignani, poi chi c'era? Poi non fu Lionello, poi tornare, sono passati anni, c'erano altre persone che poi hanno dato, diciamo, vita, cioè io tutto il materiale l'ho raccolto, l'ho elaborato, cioè, sai, poi c'è E stata queste una signore poi, strada. scusa, ti ho interrotto, queste signore andavi là e poi dopo un po' di tempo poi si sono messe a Sì, disposizione. poi sono sciolte, sono quasi, guarda, è stata una E non le cosa, frenavi e più. niente, niente, io devo, da, se riesco a trovare il DVD di quel giorno che abbiamo fatto, l'abbiamo Ah. fatto a Pontecorvo al comune, la E allora sala. non è che se lo riesci a trovare, lo devi trovare. Ce l'ho, c'è una copia che ti farò e te la manderò. Ti dico, fu una cosa spettacolare, un divertimento. Cioè, quella, la sala del comune era, diciamo, una discoteca, era diventata. Chi ballava Allora c'è? andavamo a Cioè, voce senza strumenti, senza cosa. solo voce. Voce, c'era lo strumento con la fisarmonica, c'era un'altra persona che accompagnava questo quartetto, ma ti dico della Ma non te cosa. l'hanno detto che cosa si usava prima della fisarmonica? No, cioè. Io immagino, perché Forse la probabilmente la ciaramella o l'organetto, magari ciaramella. Ma qualcuno pure c'aveva, l'organetto è giovane, secondo me. capito? Zamboni no, però Poi ciaramella la forse maggior sì. parte di queste persone qua erano tutte gente che lavorava la terra, cioè prima di andare, lavoravano, raccontavano questa cosa lavorando veramente. Pure sulla seconda edizione qua, la signora Livia di Monticelli, che non c'è più, questa, Monticelli. scusa, di Sant'Oliva, scusa, chiedo scusa che. Sant'Oliva, la seconda edizione, sta signora raccontava il lavoro che si facevano alle 4 o 5 del mattino, andavano sui campi a metra a preparare quello e quell'altro e cantavano e cantavano e cantavano. Diciamo, il canto era una forza per loro, in sostanza, era quel Come in tutte ritmo, le tradizioni il contadine. ritmo che gli dava la spinta per andare avanti. Magari dopo arrivavano la E sera adesso sento stanchi, proprio questa una cosa. persona qui di Collepardo, di Civita, che cantava, non la fanno cantare più i nipoti e tutto, perché praticamente dice che era una vergogna sentire cantare perché ricordava No. la miseria. E questa sta. E però sarà pure invece un grande errore, perché poi la gente è triste, incazzata perché non canta più. Oh. Ma scusa, è quello che questo dico. Allora, da sto lavoro io sono appassionato, ancora oggi, a distanza Ma di infatti ne stai parlando con tante emozione. anni fa, cioè questo noi parliamo di 20 anni più, persone che mi chiamano pure, come hai fatto? Dico, io ho fatto, devo ringraziare il professor Alessandro Portella che mi ha dato delle dritte, che lui Come è stato ancora, muoverti? girà, fai così, fai cosà, perché non è stato semplice, perché io torno a ripetere, non sono un etnomusicologo e un antropologo. Sei stato soltanto un Un appassionato, e ricercatore. basta, un Sei della zona. appassionato, mi sono interessato del mio territorio, delle tradizioni, che mo adesso sono andato a finire. Ah, dico a finire perché io non ci stanno più queste Ma persone c'era che legato lavorano. il carnevale con questi? O è diventato Qualcosetta, un carnevale adesso tipo no, Viareggio? qualcosa, qualcuno ci mette, però non è, è diciamo. Quindi no, questa Pondacopo non esiste più, No, giovane. ormai è Quindi rimasto. se tu non avevi questa volontà sarebbe finito No, fine, tutto. guarda, è stata tosta, ti dico dura Ma sei stato un per. grande, No, devo sei stato un ringraziare a tutte grande. le persone. Poi c'avevo all'epoca 27 anni, ma dice un ragazzo di 27 anni, invece di andare a zonzo con femmina, si mette a fare questa cosa, ma certe volte non dormiva, era una fissa per me, un motivo fisso, fisso, È fisso. diventata un'ossessione. Un'ossessione, una fissazione. E poi com'è finita? Quando. Poi diciamo, allora io ho iniziato a raccogliere tutto questo materiale con 4 anni, quasi 5 anni. Li ho catalogati, selezionati per quanto riguarda il testo, perché ogni testo ci sta un C'è una significato. metrica.
La metrica, c'è sta pure, diciamo, una storia lì che cambia, E cambia. mai dove hai fatto un libro? Sì, diciamo, era il CD con i canti originali, non sono stati modificati, cioè sono stati quelli registrati e riportati sul CD e riportati C'è un libro, si sul può avere un libro? libricino, e Sì. questo ti faccio poi dopo, lì c'ho una copia, perché furono fatte 500 copie ed è finito. Proprio ti dico, sono andati a ruba, ruba, Ci ruba, credo, ci capito? credo. Difatti pure in America, in Ghana, sono andato la prima copia di quelli, diciamo, Io ho fatto intervista a Augusto del Ferraiolo che mi diceva che tantissime tradizioni di nostre, della terra di lavoro, le ha trovate a Vedi? Boston, a New York, a Vedi? Washington, Vedi? Che sono nelle. cose che rimangono. Queste sono tracce. Io Che dico, se quasi. ogni persona, ogni essere desse un contributo su queste cose qua, lasciano una traccia, oltre, diciamo, a una cultura storica, pure, diciamo, una cosa per quanto riguarda pure lo studio, perché faccio un esempio, adesso dei termini, la terminologia di queste persone qua non ci sta più, il dialetto di queste qua non ci sta più, E quello spettacolo abbiamo fatto nostro, questo capito? è. E quello è il problema, la lingua non si parla Non si più. parla più e ci stanno, diciamo, per fortuna che ci stanno questi mezzi, No, per diciamo. fortuna che avete fatto questo lavoro, no, È stato, incredibile. però ti dicevo, Claudio, ho fatto una selezione del testo, poi li ho divisi per il periodo, perché Certo. al ciclico va, ci sta il primo canto, per esempio quello di Sant'Antonio. Fu San, mio ma Sant'Antonio Abate o Sant'Antonio Sant'Antonio Abate, poi c'è sta quell'altro Sant'Antonio di De Coso, Padova? Padova, però quello di Padova prende il nome di Sant'Antonio Abate, perché viene. Metti in piedi questo, fammi vedere. No, ma là, cioè, allora, dove ci sta il culto del Sant'Antonio di Padova? È perché c'è stato un movimento sanvetista nel 1799 perché c'è Giacobini, perché praticamente era diventato il santo patrono dei sanvetisti, Sant'Antonio di Padova. E vado a vedere, ogni volta che vedo Sant'Antonio di Padova, vado a scavare, e là ci sia stata l'insorgenza sanvetista contro i Giacobini. Vedi? Perché c'è stato un movimento, c'è stata una persona, una classe dirigente pontecorvese che si era giacobinizzata. C'era anche stato un generale che ho scoperto quando sono andato a fare il convegno di Pulcinella, non ricordo il nome, che sta esposto nella sala comunale. C'era, bravo, che era un giacobino francese. Era vabbè, il E quindi c'è cugino. stata una forte insorgenza. Poi là era territorio di Fra Diavolo, non dimentichiamolo mai. Tritri, vabbè, stavamo a Fra Tritri. Diavolo, Monticelli, quindi Sant'Oliva soprattutto. C'è tutto legato, c'è la tradizione. Senti, una cosa che ti volevo dire, vabbè, poi mi dirai un po' il libro. Ho trovato il famoso Vire quando balla che noi mettiamo nel nostro spettacolo, che è di Sessa, però dice che si stava pure a Pontecorvo. Qual è il testo? Ti dici qual è? E poi ti faccio del senso, perché molto probabilmente, ma non si capisce, è a San Carlo di Sessa, perché dice che là c'erano molti pontecorvesi mercatari che andavano a fare mercato a San Carlo. San Carlo, sai dove si trova, no? Sì. Sopra Santa Maria, sopra su, Sarebbe lì, aspetta, tra Gallucco, Gallucco là. però comincia il comune di Sessa, Gallucco. San Carlo, sopra Suio, va? Comincia. Sì. E praticamente io mi sono sempre chiesto, chissà se Pontecorvo l'ha preso da là o Dobbiamo vedere, viceversa. dobbiamo vedere. Però ecco, quel problema è l'influenza qua. Però poi Quindi c'è ragione pure Andrea Nerone, se. perché noi Andrea Nerone, la zona di Mondragone, c'era il canto cilentano, che sono detto, Andrea, quando abbiamo. Magari qualcuno E lì lui ha l'ha detto, ma portato. o viceversa, a un certo punto ha detto Andrea Nerone, che salutiamo, ha detto, ma che importanza ha? La contaminazione Infatti. popolare, mo uno o l'altro viceversa, ma dove sta il Sì, problema? però nella musica popolare è difficile sapere. Eh Non sì, puoi e mai sapere. infatti lui Puoi si sapere è stato soltanto. trascritto. Bravo. Oltre, se ci stanno delle variante, guardi, io per esempio Ma molte volte le ho varianti le trovo anche se parli del cibo. trovato. È uguale, è la Perché stessa da cosa. capisci il piatto. Però giustamente ha detto Andrea, ma qual è il problema? Mo l'uno o l'altro per Sì, diciamo, quello diciamo è sempre curiosità. la curiosità, perché Ma è poi però ci la sta cosa. sempre la pitchfork per dirti guarda, no, quello è così e quello è Ma prima non si naturale. faceva, perché poi la musica popolare è contaminazione continua. Eh sì, è vero. Ed è difficile, non è che uno può dire quello è nato qua, perché tutta la tradizione orale, tramandata tra padre e figlio. Pensa che un canto, Cambia già tra padre e figlio. sì, oltre alle parole, però un canto, il minimo d'età che c'ha sono 100 anni, un secolo. Sì. Tradizione dal padre al figlio, dalla nonna, è un secolo, cioè quel canto lì c'ha già un secolo. Ma io infatti ho distinto pure il fatto che, per esempio, io dico sempre agli amici di Villa Latina, Antica Agnone, no? I Fusco, i Zambogni del Terra, di grandissimi Zambognari, dico sempre, guardate, voi fate i canti popolari, ma sono folcloristici perché li cantate in italiano.
col folklore si canta in italiano. Voi nobilitate, per la vostra tradizione di canto popolare e musica colta, nobilitate il Sì, folklore, ma voi infatti. dovreste recuperare i canti Come erano prima? che erano quelli in lingua laborina, in lingua concominense, che lì è il canto popolare. Sì, è Perché i verità. canti Ma italiani sono infatti. folcloristici, tutti uguali e sono noiosi. E lì però hanno là, però il canto folcloristico, quello della Valle di Comino, con questi grandissimi musicanti diventa nobile. È Perché vero. danno con la musica, l'arte che hanno nella musica, li nobilitano questi canti. È vero, no, quello che dice hai ragione, perché poi qua la maggior parte sono tutti in dialetto. Certo. C'è stato soltanto quello, diciamo, tre canti che Alessandro Centofanti, questo poeta a braccio, li ha scritti lui. Li ho ritrascritti, cioè lui li cantava. Ma poi la musicalità. Sì. La musicalità, la nostra lingua, la lingua laborina, è una costa di quella napoletana, quindi c'è molti termini simili, c'è la capacità di fare la metrica, la musicalità, la poesia di certi canti Eh sì, nostri, non ce l'ha nessuno. è vero, è verità. E quando li sentono in italiano, perdono tutto. No, non c'hanno quell'effetto. Scemano, Sono scemi. invece quando tu senti è un continuo È crescendo. vero, è vero. Però dicevo, là, io l'ho divisi, diciamo, per settori. Poi ho trovato pure un canto da guerra, della Seconda Guerra Mondiale, che Qual è? c'era. Era un canto di prigionia proprio, di un signore che In aveva. italiano? Eh sì. Perché lui è stato deportato, mi sembra, ad Auschwitz, proprio. Addirittura. E questo Vincenzo, che aveva la sorella che faceva sul basso, che andava sta nota bassa, mi ricordo, e il fratello mi disse: guarda, dai, io mi ricordo, perché vedi, Forse è dopo. l'unico canto in italiano che c'è. Sì, penso di sì, e penso soltanto, diciamo, quel periodo là se lo ricordano soltanto quelli che sono stati deportati là. E racconta tutto il fatto della prigionia, quando è stato deportato, è tutto qua dentro. È stato tagliato perché non andava tutto, perché dovrei ripetere, qua erano 60 minuti, se dovevamo mettere tutto, diciamo, le registrazioni, tutte le registrazioni fatte dal vivo, non ci sono stati mezzi da studio, eccetera, cioè tutto dal vivo. Niente, diciamo, non ci sono state modifiche fatte. Però il testo è stato riportato, la melodia è sempre quella lì, nucleo melodico, la melodia è sempre quella, non cambia. Cambia il testo, vale a dire, iniziano con la descrizione, poi passo passo vanno nelle cose più puntine, 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 del tricolore, vanno un po' da tante belle cose che ti dicevo, le ho divise per ciclo, vale a dire, la prima parte parla di Sant'Antonio Abate, nel 17 che veniva fatta sta, diciamo, sto tipo di. È una filastrocca, carina, che non si sente, adesso non si sente più a Pontecorvo. Ma non si sente più niente. No, no, quello no, però. Guarda, fino all'ultimo periodo che ho fatto, ancora qualcuno ci stava. Io mi ricordo mio zio che andava, diciamo, il giorno prima di Sant'Antonio Abate, c'era sta filastrocca che andavano casa a casa, La ricordi? pensate. Sì, faceva il 17, te lo dico in italiano però, il 17 di gennaio è la festa più importante, principale, che sarebbe quella di Sant'Antonio Abate. Però loro facevano così, iniziavano con questa melodia. Questo frammento musicale che era sempre ripetitivo, sono nucleo melodico, lo faceva il 17 di gennaio, la festa principale, domani a Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio, questo santo è santo traditore, traditore inganna la festa, ma traditore lo sa perché io infatti non capivo bene questo passaggio. Ci può essere un santo che è traditore, invece analizzandolo bene, perché è traditore? Perché loro andavano casa a casa il giorno prima, Sant'Antonio Abate il 17 di gennaio. Il 16 a sera andavano a delle case mirate dove era il periodo che ammazzavano il maiale. Allora, sapevano, non so, a casa di Pinco Pallina che ci stavano a ammazzare il maiale. Loro andavano lì, suonavano il campanello, entravano come se fosse una processione con un bastone raffigurante l'immagine di Sant'Antonio e proprio il bastone di Sant'Antonio Abate, il bastone proprio con la E campanella. quindi traditore perché? Traditore lo sa perché? Loro andavano casa a casa, chi gli dava la salsiccia, chi gli dava il salame, chi gli dava il Per una bicchiere, cantata.
per la cantata, traditore, perché poi a fine serata, fatte 10-12 case, si imbriaca. E perciò è venuto traditore, ha capito? Però non riuscivo a capire questo passaggio qua. Io dicevo, zio, ma santo traditore, per me non esiste un santo traditore. Poteva essere santo bevitore. No, no, santo traditore, perché santo traditore inganna la festa. Quindi cioè, di tutto, sempre il quindi dove profano. Ammazzavo i maiali, cioè avevano la campanella di Sant'Antonio a No, no, Pisa, no, loro il portavano bastone. già, è come se fosse la palma, che poi dopo te lo dico, no? Nel periodo pasquale, non so se da voi fanno la palma, cioè proprio La palma, sì. che cantano proprio, poi c'è sta la passione e poi c'è la palma. La passione viene fatta la settimana prima, Certo. che viene, diciamo, fatta nel periodo della settimana, la settimana prima Della della settimana palma, santa. settimana prima della palma, fanno prima la settimana prima della palma. La settimana che della Domenica delle È Palme. prima, e poi c'è la palma che fanno proprio, diciamo, il rito della palma. La settimana prima della palma fanno due passioni, che però è famoso pure qua, Isola Liri, Fontana Liri, che la E tu melodia dare del lavoro pure là. hanno la stessa melodia, la metrica è uguale, che non sei ottavi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diciamo con la metrica lì, però cambia il testo, come l'orme sanguigna o Bella mia speranza, che sono due, diciamo, il significato è sempre quello lì, però parlano prima dell'orme sanguigna e poi la bella mia speranza. Allora io dicevo a mio zio, quando facevano sti canti qua, dico, zio, che è morto, zio Vittorio, mi diceva, dai, te porto a vedere, mi ci portò una volta, l'ultima, una quindicina d'anni fa, dico, no, prima, quando ho fatto questo lavoro qua, sì, Quindi più di 15 anni fa. no, 20 anni fa, ecco, dal 2000, sì, oltre 20 anni fa. E in sostanza zio mi portò questa processione, c'avevano sto campanaccio, erano 3-4 Ma non persone. l'hai riprese queste. No, l'ho ripresa, è ripresa però sul DVD. DVD del È comune. famoso che Dico, mi darai. te lo mando, Madammina, ma dico che guarda caspita che mi stai a questa è una dire, guarda. cosa bellissima. E sta, diciamo, sta filastrocca che era abbinata dal sacro il profano, cioè parlavano Sant'Antonio Abate. Poi per dirti, quando arrivavamo dentro le case, faceva una descrizione di quello che c'estava con la canzone, nel senso che vedevano le salsicce appese, facevano una cosa sul A salsicce appese, improvvisazione, però. subito. Allora, quello che mi è rimasto impresso, due o tre cose, per esempio, quando dicevano, se mi dai la salsiccia, se mi dai la salsiccia, che la vedevano, con una mano me la appiccio, cioè con una mano me la prendo. Se mi dai la Madonna, non la Madonna, diciamo Maria, la Madonna era una specie di cosa, non di sanguinaccio, era sempre insaccato, un po' come la bombola, diciamo che se mi dai la Madonna, con una mano me la riporto, cioè ci facevano tutte queste cose, se mi dai la cipolla mi viene da Mi piangere, agghiano. ma delle cose proprio belle, ma lì per lì, loro in base a quando entravano, mettevano il piede dentro a sta casa, sapevano che quella casa era, diciamo, una forma di benedizione. Sta gente che, questi contadini, aspettavano quel giorno, sapevano che quel giorno là ci stava, venivano come la Diceva che palma, c'era, qua parliamo di una sì, ma tradizione. parliamo di sacralità. Eh sì, era una sacralità profana, tra virgolette, cioè era tra sacro e profano, perché Vabbè, ma noi c'è iniziavano sempre stato come fatto, c'è se... sempre stata fatta sta mescolanza tra sacro e Ma profano, guarda, ti dico, Claudio, infatti lì, questo no? era un Questa è grande... la zona, soprattutto Sant'Oliva, Pontecorvo proprio. Questo Pontecorvo, ma facevano un po' loro dividevano un po' il territorio, perché sapevano ancora che magari alcune famiglie ci tenevano a questa tradizione qua, del Sant'Antonio Abate, capito? Del santo, perciò c'aveva il maiale, perché si ammazzavano il periodo là, il maiale. Allora sapevano già, puntavano, dice, guarda, allora, se noi andiamo a sta casa qua, là mangiamo, non c'è, perché poi tagliamo salsicce, bracione. Praticamente tenevano la casa puntata. E sì, mirate, erano quelle già Puntata. schedate, però si divertivano, Mamma mia. però E ritorno, poi la chi li sera aspettavano, aspettavano, poi al sapevano. ritorno, perciò il santo Che traditore, il meraviglia. santo Che traditore, eh sì, meraviglia. ma oggi quando si fa più? Adesso è È finito questo. finito tutto questo. A Sì, Ponte Corvo sì, eh. di questo Giù no, no, da qua da noi, ancora c'è da stato. Ponte Corvo è peccato. Nessuno più. No, non cantano, non cantano. Poi di questo poi li ho divisi, diciamo, per stornelli, No, poi li ho... questi canti li hai solo trascritti come parola, anche trascritti con la Un musica. po' con la musica, però tieni presente con questi qua, siamo andati sempre proprio perché non ne vedo con la con il Ma sei riuscito un pianoforte. po' a trascriverli? Sì, diciamo con la metrica, sì, un po' la metrica, un po' la musica della registrazione, quella è. Poi non è al 100% perché non ne vedo, innanzitutto con la musica popolare non c'è una...
una trascrizione E no, si può verbale. trascrivere però perché Sì, sarà fuori quello sì, trascritto. quello, però devi stare attento perché quando iniziano che ci stanno più È voce, polifonia, cioè la polifonia. lì è difficile perché devi cercare di inquadrare in primis la melodia e sotto il, cioè, melodia e basso come la struttura. Da lì inizi, diciamo, a evolverti, diciamo, elaborando, diciamo, revisionare un po' tutte le voci, le cose. Quello si può fare, però si potrebbe fare, diciamo, successivamente. Infatti c'era un'idea da farlo, Ma capito? bisogna Però farlo prima o poi, perché se c'è questa testimonianza, perché la musica poi trascritta diventa trasferibile alle generazioni ah, sì. successive. Ma questo è patrimonio, eh? Questo è un È patrimonio patrimonio. immateriale questo. Questo Ma non è patrimonio immateriale dell'UNESCO, è patrimonio è. immateriale Infatti, dell'umanità, è un patrimonio infatti. immateriale sacro, non è un È vero. patrimonio su cui non. Poi ti dicevo, Claudio, l'ho divisi per tipologia, per ciclo, per periodo. Epoca e per. Poi, ecco, per periodo della settimana santa, settimana prima della Pasqua, di E passione. poi? Poi c'è stato un altro molto Era interessante. soltanto il periodo tra Sant'Antonio e Pasqua oppure anche No, durante c'è tutto l'anno, perché poi devo tornare a ripetere, poi c'è stato il canto del lavoro, per l'anno? esempio col canto del lavoro, dalla Della mietitura che è mietitura, no? qua, dalla signora Livia che raccontava, e poi finivano a stornelli, perché vedi, si iniziava sempre con una cosa, per esempio c'è stata questa qua che è bella, ma guarda, l'ho fatta mettere proprio all'inizio, dice, ma ti dico subito, e poi ho trovato pure un canto della prima guerra mondiale di un ragazzo di Sant'Oliva che doveva partire e che non è ritornato più. C'aveva questa ragazza fidanzata, perché però questa storia me la raccontavano le donne là. Sto canto è andato così La perché tragedia. è la tragedia, capito? Per esempio c'è stato questo qua, i canti del lavoro, vita dei canti. Mo se ne va il sole, buon viaggio, per compagnia la stella si porta. Questo qua iniziavano proprio, diciamo, adesso se ne va il sole, diciamo, era il periodo che dalla mattina che lavoravano, fino a quando non vedevano che tramontava il sole, stavano sempre a lavorare la terra in sostanza. Là poi bisognerebbe pure capire l'origine cosa perché prima si usava il famoso calendario italiano che, italico che adesso è rimasto solo nella chiesa perché la giornata iniziava al tramonto, no? Non Eh c'era l'ora sì, e legale, l'ora solare infatti, e le ma giornate pure iniziavano al tramonto. loro iniziavano con la Il luce tramonto, e poi e finivano la sera. È infatti l'inizio della giornata di novembre era diverso dall'inizio della giornata di giugno giusto, e non esisteva eh sì, neanche, si andava col ciclo della natura. Poi sono sì, arrivati questi giacobini e hanno messo il calendario per tutto il sì. mondo uguale perché dovevano renderci. Infatti la gente non è un caso che l'ora legale stava un po' in tilt o esce È pazza vero. perché sono alterati i cicli naturali. Prima il nostro che è un microcosmo era collegato al È macrocosmo, vero. invece adesso è Però ti collegato. dicevo, questo qua della parte di Sant'Oliva racconta, diciamo, la prima parte del lavoro dei campi e poi dà una fine a Stornelli, perché poi magari ci stavano delle rivalità, Tutto in lingua questo. tutto in dialetto. In dialetto. Poi ho Bellissimo. trovato, vabbè, una buona parte pure dei canti religiosi Ci vuole. misti. Non posso mancare, poi no. Poi ho trovato per esempio un canto di Santa Barbara. Io per dirti Santa Barbara, questo però a Sant'Oliva, non sapevo che c'è stato sto canto qua. Però il fatto per esempio a Pontecorvo c'è sta una zona che si chiama Santa Barbara o Santa Barbara, dicono così, sarebbe Santa Barbara. C'è stata penso in passato qualche motivazione, perché quando vengono messi, diciamo, i santi. E quel famoso, c'è qualche canto legato a quel famoso coso dei passionisti che fece Ferdinando II di Borbone, Di il questo? convento, qualche No, canto, qui è dei passionisti? quello è un No. convento che fece Donò Ferdinando II. No, quello no. Probabilmente c'è sta qualcosa scritto, diciamo più raffinato, ecco. Nel senso da qualche. Vabbè, non è detto perché poi Borbone coltivava molto la musica corale, gli fece da scrivere molto. Ma poi la tua ricerca si sono fermata solo a Solo Pontecorvo? Pontecorvo ho fatto. Diciamo, ho voluto fare solo il territorio mio perché non avendo una conoscenza, diciamo, Perché oltre comunque è stato un paese, lavoro importante io Pontecorvo. penso. E poi finito questo periodo di ricerca, hai finito la tua cosa la vita musica popolare? No, attualmente ancora qualcuno se mi chiama, sempre a Pontecorvo, perché un paio di persone hanno, diciamo, detto che ci stanno due persone che vorrebbero farmi sentire qualcosa. Magari. C'hanno Fammi sapere, vengo pure una certa età, io. E però. prima, facci subito, andiamoci subito, vengo Infatti, pure io allora. Mi devo organizzare per una chiami e vengo certa. pure Ecco, e per vedere. Però, diciamo, la maggior parte dei canti sono, diciamo, stabiliti, come ho detto prima, che non voglio essere io. Allora ripetitivo. vai presto, Diciamo che. anzi, mi chiami, vengo pure io, facciamo presto. Va bene, va bene. Perché queste sono memorie storiche, Eh sono biblioteche. sì. Tu immagina che su questo qua non ci sta più niente. C'è solo questo qua che parla. Te pare poco. Quest'altro la stessa cosa.
Però la peccato che ci stavano, perché la signora, per esempio, che mi diceva la Vincenzina, di Sandrina, sarebbe Vincenzina, ma l'ha dialetto di Sandrina. Se non ricordavo, dice, anni fa non ricordavo da più, vedi? Perché la memoria, e poi non c'è stato mai nessuno, vedi? Vabbè, sai, il problema, sai qual è? Che comunque l'importante per fare, perché poi molti persone si somigliavano, l'importante è che hai capito, perché un popolo si riconosce da come mangia, da come parla, siccome noi parliamo cantando, No, e è vero. quindi il Però devo Ponte dirti, là, che mi sono arricchito. Corvo. Per me È certo rimane ti una sei cosa. arricchito. Cioè, un conto se uno legge un libro fatto da un'altra persona, Ma quale hai scritto tu? o un autore, è diverso. Però qui, quando vedi proprio, vai sul campo d'azione, il campo d'azione, tu vai là, a destra e a sinistra, registi. Ci avrò almeno, penso, una trentina di cassette che ho registrato. Avevo sta mania di fare i duplicati. Di fare più cassette possibile Però un paro di per non pelle, farlo spero. perdere, perché magari se perdevo quella cassetta lì Quello che si faccio io, che dico a tutti smanettizzava. gli altri, datemi il materiale, distribuiamocelo, perché se lo perde uno ce l'ha l'altro. Ecco, infatti io c'avevo questa mania, perché dopo non è che potevi andare una volta che è passato, perché magari quella signora stava male o c'aveva altre situazioni che non poteva darti retta. E allora che dovevi fare? Tu prendi, ti fai più copie possibile, le metti in archivio, te le lasci là, poi da lì inizi a Senti, fare. una domanda così secca, questa ricerca poi della cancellazione del passato, della chimera della modernità, ha dato un contributo pure il fatto del Carnevale di Pontecorvo oppure non c'entra, si sarebbe perso lo stesso per rincorrere la modernità del Carnevale di No, ma Pontecorvo? io dico che Non sono due crede cose niente? Si separate, sarebbero finite sarebbero finite lo no? stesso. Sì, io penso che sì, perché dovrò ripetere, questi canti qua, gli stornelli. C'erano pure queste signore che nel carnevale li facevano, Ah, che ecco. si fermavano nel proprio rione, là, e magari quando passava il carro, Quindi non comunque c'entra le niente. maschere, le cose, Il magari. problema è che i giovani non ce ne stanno più che fanno famosi. No, qualche cosa hanno fatto, diciamo, qualche. Successivamente dopo, però, avevano fatto qualche, diciamo, evento, però. Però è rappresentativa, Ecco, è non più finita? vissuto. No, C'è no, stata la no. storicizzazione. Poi qua una cosa molto bella, che a Pontecorvo c'è la Litania di San Giovanni, che è bellissima, è un canto. Allora, la Litania di San Giovanni è proprio la litania. A maggio, nella seconda domenica di maggio abbiamo la festa patronale a Pontecorvo, San Giovanni Battista. È una processione che si parte la mattina presto, si va a Melfi, al fiume, si buttano, diciamo, due personaggi che fanno parte della, diciamo, della tradizione di Pontecorvo, che rappresenta diciamo, un contadino che si chiamava Giovanni Mele e San Giovanni Battista, perché questo Giovanni Mele è stato graziato, salvato da San Giovanni, perché questo Giovanni Mele fu tentato dal diavolo. Chi dice per una coppa e chi dice per, diciamo, una busta, diciamo, un Vabbè. sacco di soldi, ecco. Vabbè. Resta il fatto che questo Giovanni Melo è stato graziato, e da lì è nato diciamo, tutta diciamo, la festività di San Giovanni Battista, che è la seconda domenica di maggio. Dietro alla statua di San Giovanni Battista viene cantata questa litania. Queste signore qua di San Rocco cantavano dietro, a coro proprio. Una cosa Polifonia spettacolare, proprio. bello, È bello, stato bello. È registrato. stato pure registrato. Però c'è un'altra, diciamo, un'altra versione che io tempo fa ho ascoltato a un convegno dalla Colicci, molto interessante. Su, perché anche lei ha fatto, diciamo, una raccolta, non diciamo più elaborata di questo, perché io questo ho come materiale, però lei ha fatto uno studio proprio sulla Litania di San Giovanni. C'erano due varianti di San Giovanni, c'era quella di Pontecorvo e quella di Melfi, e c'è differenza che adesso quella seconda variante, diciamo, di Melfi non si sente più. Non ci stanno più queste donne, che diventava più una ballerella, una cosa alternata, ma spettacolare. Ecco, l'ultima domanda che ti volevo dire, a questi canti c'era legato un ballo? O erano solo Sulla storie? litania? No, sulla litania No, no. se hai trovato pure un ballo di No, Pontecorvo e no, soltanto ballo, canti. canti, vabbè, poi ballavano. E chi ballava? No, nel senso, negli stornelli a dispetto, magari la famosa ballarella che dicevano, però l'abbinavano Era più a a movimento, movimento, eh. non c'aveva No, non tecnica. c'aveva una tecnica, diciamo, dalla danza vera e propria, capito? Sulla coordinazione. Loro Vabbè, però erano più loro. specializzate sui canti. Però quando non dico i movimenti dei balli, però diciamo riuscivano a gestire un po' tutta la situazione del,
del Diciamo, accompagniamo cane. con la Accompagnavano. comunicazione del corpo, Eh sì, accompagnavano questi canti. non ci stava, diciamo, una cosa, una dritta vera e propria su come danzare quel tipo Quindi di canto è la là. tradizione canterina e Eh basta. sì. E niente, Adamo, c'è qualcos'altro che vogliamo dire ai nostri spettatori oppure. Vabbè, l'ultima, innanzitutto ti ringrazio, là. Sei stata una persona No, ringrazio a squisita. te, cioè, No, ci hai dato delle informazioni ti ringrazio incredibili. solo Siamo partiti da Rugano, siamo passati prima dall'epoca a un'altra epoca sei No, ma no, stato. che è poi la stessa epoca alla Eh fine. sì, diciamo, vabbè, sono periodi, però tornerei No, su questo l'epoca nel come. Io senso che. comunque, la cosa, ti ringrazio dell'intervento che mi hai dato la possibilità di parlare, però soprattutto, diciamo, io mi sono arricchito. Quando sento queste cose qua, che magari vedo in televisione, mi metto ancora in mezzo a quella situazione lì, Anche se secondo capito? me oggi non. Oggi quando si vedono queste cose, perché tu le racconti, le raccontate di una persona che le ha Eh vissute. sì, eh sì. Altri invece adesso fanno solo l'esposizione, Lo come so, se viene, trovano e non magari. vivono la. Non interessa niente. Io È mo ho pure molti amici, persone, no, amici, antropologi, tutto, che. Pochi sono quelli che vivono queste cose, ma molti li guardano, li descrivono lo so, è e penso di vero. essere grandi esperti di. Non è così. No, io penso una cosa, io torno a ripetere, come ho detto all'inizio, non sono né etnomusicologo né antropologo. Io mi occupo di un altro settore, che è la musica, che è Sì, ma. classica, bambina. Però la passione che mi è venuta, io quello Io che mi posso. disse Portelli, che disse, cioè questi sono lavori fatti da registrazione dal vivo, non ci sono state Io sale. conosco poco, io dico no, ne conosco pochi di antropologi che posso pensare che sono in grado di poter descrivere questo tipo di tradizione popolare, perché non l'hanno vissuto. Poi ci mettono tutti la famosa lotta di classi, Sì, progressismo, quello sì. e non hanno capito niente. Sì. E non hanno capito niente. Quello Questi non sì, sapevano niente quello della lotta sì. di classi, ma che sapevano? Questa era gente che viveva la vita tutti i giorni, viveva la. Vabbè, ci sono pure racconti, io non ho messo per, diciamo, per censura, c'è stato pure una canta, diciamo, degli immigrati, non da Pontecorvo, ma su un'altra zona, che uno mi disse, vieni, e non l'ho voluto pubblicare perché ci sono ancora delle persone via, ci sono i parenti là. Su una drammaticità proprio una volta quando si partivano in America si facevano doppia vita e lì se veniva Pensate, siamo pieni di doppie vite, sì doppia ritornavano. vita, però magari è capitato che questa persona è stata virata dalla moglie quando è rientrato, capisci? Proprio c'è stata una drammaticità, È oltre è virato. E come ha virato fatto? col coltello. De notte. Porca miseria, Noi questa storia come dice? Non senza fa nome, facci. parliamo 200 anni fa. Prima della guerra, prima Quando si de. partivano con i bastimenti che andavano alla fortuna per trovare fortuna. E tornavano, e come facevano a sapere che E l'aveva perché doppia vita? magari tra di loro, magari una Qualche compagnia, spia. qualche spia le ha mandate quando è trovato. Questo. Poi ce ne stanno altre pure per dirti situazioni oltre, vabbè, sentimenti amorosi, diciamo, tra ragazzi, diciamo, di cante amorose per magari Quindi mantenere. anche cose d'onore, diritti d'onore. Eh sì. Beh sì, erano i giornali dell'epoca, si racconta erano i famosi giornali dell'epoca, non c'è stato un giornale che Un po' pubblicava, come capito? cantastorie, Canta storie, andavano paese a paese, il giornale di turno, il telegiornale di turno, andava questo qua, canta storie, cantava, e caspita, a però Pontecorvo racconta. uno è stato capace di virare il No, marito. lì, diciamo ai Il confini, territorio, nei confini proprio, eh? Porca miseria. ma noi parliamo quasi di 200 anni, eh sì, parliamo dell'inizio del Novecento. Più di 100 anni fa, quindi prima della prima guerra Eh sì. mondiale. Che loro andavano là per Caspita. fortuna, poi purtroppo No, perché molti poi non tornavano più con non doppia fame. tornavano perché poi, come si dice, trovavano altre relazioni e cose. Una vita Magari vissuta. qualche esperienza di qualcuno, qualche spia che uno li faceva, questa. Quando tornavano gli facevano servizio. Però lì Mamma mia. la drammaticità, magari una persona che, come hai detto tu, quelli dell'otto, eccetera, eccetera, magari quello per la drammaticità che c'è stato il Ma quella non è problema. lotta di classe, No, attenzione. quello diciamo è Non è lotta di diciamo, classe, da una svolta alla questa è vita. passione. Sono No, passionali. però lui costretto ad emigrare per poter dare, magari all'epoca le Se lire, l'è però trovato un Ugo. si è trovata È un Ugo se l'è sta trovato. situazione qua e Vabbè, storia di questo. vita passerà, ma non c'entra niente lotta di Dico. classe. E vabbè, ma Adamo, in conclusione che ci puoi dire? E in conclusione che posso dire? Allora, ti ringrazio.
diciamo, tutti questi lavori che vengono fatti pure da altri giovani, che vengono, diciamo, messi in evidenza e che magari sulle nuove generazioni ne fanno brutto da Possiamo solo dire che adesso comunque dobbiamo riprenderai questa ricerca perché sì, ti questo stanno sì. costringendo a Ma da riprenderla. parte sì, più di E qualcuno, ecco. quindi, Io, e però quindi ci sei sono tempi. condannato. Io, infatti, mi ricordo Portelli mi disse alla presentazione, disse, ah, questo è il primo lavoro, ma ne devi fare altro, dove è la differenza? Questo è nel 2005, questo è nel 2010. Comunque adesso bisogna andare a trovare questi ultimi testimonianze. Sono un paio di persone. Mi pare Se poco. appena che mi daranno l'ok, perché poi devi sentire loro, se Bisogna stanno ad andarci a vedere di po', un'altra frattore, perché se cioè, adesso tu se vuoi alla pisfotta e caspita. bravo, è E vero. loro sono È prudenti, vero, devi essere accettato. è vero. Niente, Adamo, Con la io. fiducia, quello che uno Sì, deve avere la fiducia, ci si andrà 3-4 volte. certo. Poi se vai in consistenza, ti pigli pure No, una se sei parolaccia, invadente. ti piglia una parolaccia, non importa che magari poi magari uno ci va con un'altra Comunque, caro tecnologia. Adamo, come so, dovevamo fare un'ora, ma qua siamo arrivati quasi un'ora e 20, perché c'è stato quel C'è bellissimo stato il conto preambolo dei dei corni corni. che ci hai fatto morire, perché mi hai tolto un'altra curiosità. Però l'aneddoto della banda mi è rimasto, Ma vabbè. come fai? Come si faceva a non narrare questo fatto? Hai Vedi, iniziato a fare la musica facendo la figurina. la La comparsa. figurina! Grande, Tu vedi, mio grande, grande. fratello non l'ha preso. Io sì, con la passione. Mi ricordo all'epoca, e poi chiudiamo, quella che non voglio. No, i Con figuri la state ora. banda che è da Pontecorvo, no? Per iniziare, ti davano lo strumento loro. Non è che tu ti L'hai detto prendi. prima, ti sei ritrovato il corno Allora, in si è mano. trovato il corno. Io portavo sto corno in mezzo a una busta. Una busta di plastica, me ne scendevo da casa e me ne andavo giù alla sala della musica. La prima sala della musica era l'Annunziata, l'attuale chiesa che c'è. C'era il parroco lì e si faceva lezione là. Ma ti dico, da una cosa, ragazzi, cioè, c'era una persona che questo ti imparava, faceva sempre chiave di violino, perché non sapeva il setticlavo. Poi dopo l'abbiamo scoperto successivamente, quando sei tu, purtroppo, quando vai in conservatorio. Non dico purtroppo, si studia il setticlavio. Il Non corno ci è tre. manca Su che. il setticlavio alla G sono sette chiavi. Cambia, chiave del basso, chiave del contralto, chiave del tenore, c'è una lettura ben diversa, chiave di do, chiave di violino, chiave del sol, capito? Eccetera, eccetera. Questa persona faceva soltanto chiave di violino, chiave del sol, in sostanza. Però ha imparato. Immagina all'epoca eravamo una trentina di persone. Successivamente è diventato, dico, una cosa sproporzionata da 60 ragazzi. Su Bello. quel gruppo là, 17-18 persone sono diplomate, tra cui ci Mamma mia. stanno persone adesso, potrei pure, se me lo dici, potrei Sì, fare pure il nome. perché C'è no? sta il primo flauto dalla banda dell'esercito, Fabio Colaianni. Oh. C'è anche a Roccasecca che venivano i fratelli, io il Capuano lì, Capuano, Licinio con i figli. Il primo, tutti e tre musicisti, Carlo, Tommaso e Alessandro. Tommaso suona la percussione alla banda dell'esercito, Vincenzo Puccini sta alla banda della finanza. Cioè, diciamo, ha dato Una scuola, una scuola una proprio scuderia, un ti dico, noi movimento. andavamo il giorno, oltre noi facevamo 2 o 3 volte, facevamo solfeggio e strumento. Ognuno faceva il proprio strumento, chi flauto, chi clarinetto, poi c'erano i Mamma mia. tromboni, le cose. Noi dopo quei giorni là, 2 volte a settimana o 3 volte a settimana, che se poi la terza volta era la prova che si faceva. E le prime uscite che si faceva con la banda, ricordo, erano sempre il Venerdì Santo. Era come se fosse La passione. una prova che veniva fatta. La prova No, generale. una prova, ti mettevano lì il Venerdì Santo, come se fosse un battesimo. Per dire, no, tu Venerdì Santo suoni, la marcia funebre, pure di cose, ecco, hai detto a Casapulla, Orsomando, Grandissima. Giovanni Orsomando. Grandissima E tradizione. sì, no, grazie a È te, stata una Fabio. Qualsiasi bellissima. cosa, quello che posso Ringrazio Nico che fare. mi Un'altra ha cosa, fatto ecco, conoscere. aspetta che ti dico l'ultima cosa. Beh, Non ce vedi l'hanno che no, più qua. aspetta. Nel 2008 ho fatto una biografia di un musicista di Pontecorvo, Davide Dalle Cese. Conosco. Va bene, io poi magari se vai su internet lo Sì. troverai un po' tutto. Siccome la banda portava il nome del maestro Davide Dalle Cese, non c'era nessuno, qualcuno aveva fatto una cosa sommata, diciamo, del suo personaggio, importantissimo a livello internazionale. Io, come solito, diciamo, da fare, da approfondire, eccetera, Ricercato eccetera, ho fatto questo pamphlet, pamphlet. piccolo, di date, di ricerca, di pezzi, tutto quanto.
ho voluto aggiungere, diciamo, a tutto, diciamo, al suo lavoro, diciamo, oltre a quello, diciamo, di ricerca musicale, Meritava un'attenzione e poi, particolare. sì, sul Tevecese, perché Pontecorvo, diciamo, ha dato tante, ci sono state tante persone importanti, capito? Allora merita pure. Immagina che questo lavoro qua di ricerca che ho fatto è andato all'Università dell'Arizona. C'ho una maglietta di un carissimo amico che ha fatto proprio la tesi su Tevecese e mi ha regalato questa maglietta qui dell'Università E dell'Arizona. grazie, 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 grazie di tutto Grazie e a presto a trovare queste cose e di cuore grazie a tutti. a te, Claudio. Grazie a Buona tutti, serata. grazie, grazie.